sono luoghi in cui il tempo si è fermato a quell'esatto istante e sembra non essere mai più ripartito. Una ricostruzione capillare nel racconto a parole, ma anche nel racconto con le immagini, molte delle quali provenienti dagli archivi di Rete 8, e poi le testimonianze dirette di superstiti e familiari delle vittime in un lavoro immane fatto dal regista Paolo Negro e dalla giornalista Pablo Trincia per la docuserie di Sky e poi Il Silenzio sulla tragedia di Rigopiano, in onda il 20, 21 e 22 novembre su Sky TG24 e Sky Documentari. Io penso che questo sia stato, dal punto di vista della difficoltà per tutto quello che riguarda la ricostruzione della storia, penso che sia stato in assoluto il lavoro più difficile. Era una storia estremamente complessa. È vero che l'evento è avvenuto tutto in un luogo, nel giro di poche ore o pochi giorni, però questa storia ha radici ovviamente molto più profonde. Questa storia comincia, questa valanga parte nel 1992 e quindi l'aspetto più complicato è stato ricostruire proprio tutta la vicenda, proprio leggendo le carte, cercando di capire come funzionava l'amministrazione, come funzionava la protezione civile, chi è responsabile di cosa. E poi c'era anche il grande tema delle immagini. Rigopiano è una storia abbastanza recente, è venuta nel 2017, quindi c'erano delle immagini dell'hotel che però andavano trovate, perché ovviamente gli ospiti il giorno prima e anche la mattina stessa della tragedia avevano fatto dei filmati. Noi avevamo bisogno di quei filmati perché avevamo bisogno di raccontarlo questo luogo, di raccontare questo hotel quando ancora esisteva. La presentazione oggi al Teatro Massimo, dove questa sera ci sarà la proiezione riservata al pubblico, davanti alla stampa proveniente da tutta Italia, la presenza di familiari e superstiti, del regista Paolo Negro e del giornalista Pablo Trincia, intervistato dal vice direttore di Sky, Omar Schillaci. Il 27 novembre c'è un appuntamento importante in Corte di Cassazione a Roma. A me ha colpito molto un'immagine. Quando parli di incompetenza, approssimazione, superficialità come fiocchi di neve che vanno a comporre una sorta di seconda valanga. Quello che è più difficile da accettare è tutto quello che invece è causato dall'uomo. A tutti noi, penso, anche a tutti gli abruzzesi, deve aver fatto rabbia pensare che bastava semplicemente creare quella famosa mappa che avrebbe dovuto semplicemente definire i rischi valanga nelle varie zone dell'Abruzzo, e quell'hotel lì probabilmente così com'era non ci sarebbe stato, oppure sarebbe stato chiuso e sicuramente non ci sarebbero state dentro 40 persone. Credo che in realtà il 27 novembre semplicemente metterà un punto storico a questa storico nel senso della storia, a questa vicenda, ma non credo che ci sia qualcuno che speri ancora che cambino le cose.